Ciao a tutti ragazzi, da sabato eccoci qua su Subnautica. Ragazzi, benvenuti a un nuovo canale come sempre. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi, ancora se non l'avete fatto, ovviamente a mettere un bel mi piace ragazzi e ovviamente commentare se questa serie vi piace, se avete giocato, se giocherete, eccetera eccetera. Ma bando alle ciance, ciance alle bande ragazzi. Allora iniziamo subito una nuova partita. Allora io ci ho giocato tipo mezz'ora per capire un po' i comandi qua e là, eccetera eccetera, ma giusto per... Non ci ho mai giocato, ho visto tanti gameplay, per quello mi piaceva Subnautica, quindi ho detto, oh, è che io, è che chi sono io per non giocarci? Allora, io ho giocato ovviamente con sempre in estrema, non ho mai toccato né questo né questo né questo. Noi andremo a fare la modalità classica, perché oh ragazzi, estrema è un solo avviso, una sola vita, poi se muore si finisce tutto. Si potrebbe fare, ma... Non mi ispira, cioè io voglio... Allora, atterraggio, questo qua voglio provare. Ok, quindi ragazzi, iniziamo una nuova avventura e via. Attenzione, ragazzi. Ma che succede qua? Dobbiamo scappare. Lancio 3-2-1. L'astronave madre. Allora, c'è l'energia. Eccola lì, l'astronave madre, ragazzi, che esplode. Guardate là che tonata che ha preso. Non si sa perché, non si sa per come. Si è spaccato tutto, ragazzi. C'è quel pannello che... Ecco. C'è quel pannello che non mi piace. Ma comunque... Ok. Ci siamo svegliati, ma... Ok, non si apre, non si apre la nostra... Ok, si è aperta. Ok, ragazzi, pigliamoci. Subito l'estintore, ragazzi. Dai, spegniamo tutto sto incendio qua. Ok. Funziona? Avvio modalità d'emergenza, vabbè. Altera, modalità d'emergenza. Mandatemi un carro attrezzi, per favore. Hai subito un leggero trauma alla testa. Questo è considerato un ottimale. Vabbè. Ok, non ho PDA, si è avviato con una corona. Farti rimanere vivo in un mondo alieno. Fai riferimento alla banca dati per consigli di sopravvivenza dettagliati. Buona fortuna. Ok. Così, così, così. Ok, l'estintore che me ne faccio? Ah, ok, questo mi ridice niente. Boh, perfetto. Allora, ragazzi, dobbiamo subito andare. Oh, metti via qui. Ah, abbiamo, è vero, l'acqua. Vabbè, mettiamo via l'estintore che non ci serve. Barretta di nutriente, acqua. Dobbiamo andarci a procurare subito, ragazzi, del cibo. Andiamo. Che bello, c'è già uno qua. 45 secondi di autonomia. Che bello. Che bel bioma, ragazzi. Io nel quella partita di prova che ho provato, l'Aurora, zero segni di vita umana. Vabbè, ho capito. Allora, questo qua, ragazzi, questo pesce qua ci serve per l'acqua. E ce lo prendiamo. Aerosciacquo. Poi ci... Ah, ecco i rottami, Ecco i rottami, ragazzi, ci servono per fare la bombola. E eccolo qua, un altro pesce per magnà. Dobbiamo prenderci un sacco di... Oh, dov'è? Ok. Rompe il calcare, eccolo qua, eccolo qua. Ma che, l'ho liberato? Mi sa, sì, porca cavolo. Orcaccio. Porcaccio, porcaccio. Ok. Che cavolo, ho liberato il pesce, ma questo qua non si fa niente. Mi serve a me, ragazzi. Allora, andiamo un pochettino a esplorare un po' la zona. Mi serve quello dell'acqua. Perché l'ho liberato? È che col controller, ragazzi, io devo praticamente fermarmi dall'inseguire e premere la A. Non posso girarmi, girare la visuale perché... dai. Ok, mio. E anche tu, via qua.
Ok. Mi serve quello per respirare, per... Eccolo qua. L'aerosacco. Wow, ragazzi. Via qua, via qua. Oh. Ok, mio. Eccolo lì, un altro. Questi ragazzi sono importantissimi, eh. Tre ce ne sono. Dai, fate pigliare. Dai, Ok, oxygen. Ok, arrivo, 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 arrivo. Allora, qua ci sono delle grotte, ragazzi, mi serve. Che comodo, c'ho sta roba qua che mi fa... Questa pianta qua, ragazzi, vi dà aria. Guardate, eh. Adesso mi metto sopra. Ecco, vedete le bolle d'aria? Ok. Oh, quanti pesci! Boh, boh, basta adesso, ragazzi. Pertanto l'acqua non scade. Prendiamoci invece... zolfo? Ragazzi, mi servono... Ecco qua, rottami. Ok, rottami. Altri minerali io non li vedo. Vabbè, prendiamoci ancora uno di questa. Visto, questi qua non bastano mai, ragazzi. Veramente questi qua ne avrete sempre un disperato bisogno di loro. Arrivo, 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 oxygen. Ok, ecco, tra l'altro, ragazzi, qua in fondo c'è l'Aurora. L'astronave madre che è caduta. Che cavolo è sta roba? Ah, è un pezzo di... che cavolo. Che dicevo, non l'ho mai vista. Comunque non dobbiamo avvicinarci tanto di là perché, ragazzi, altrimenti facciamo dei malanni. Comunque, adesso... Che cavolo è? Oh, cavolo! No, l'ho liberato di nuovo il pesce. Mannaggia me. Comunque, se c'è lui vuol dire che c'è anche lo zolfo. Allora. Attenzione, celle solari, uno dei tre attivi. Test circuiti fallito, sistemi secondari offline. Vabbè, oh, faremo qualcosa. Quindi risorse, materiali basici, rottami, oh là. Ci facciamo i rottami, oh, quattro pezzi di rottami. Adesso cuciniamo, acqua, ci facciamo tutta l'acqua, ragazzi. Uno, due e tre belle bottigliette. Adesso ci cuciniamo anche questo, ci facciamo una bella... Sì. Sì, 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 adesso ci pappiamo tutto, non preoccuparti. Ok, anche questo. Ancora questo. Ok. Bene, allora che abbiamo in inventario qua? Fammi vedere. Ah, a proposito, no, col cavolo. Equipaggiamento, bombola. Oh là, ragazzi. Ci facciamo una bella bombola così possiamo restare sott'acqua per più tempo. Eccola lì. Ah, 75 secondi adesso, bene, più di un minuto. Integrità scafo, ok, offline, test circuiti, radio offline, trasmissione di SM fallita. Ragazzi, qua è male, però non è male perché insomma abbiamo un po' di robe ancora, ma cioè, non pensavo di aver preso due di rottami. Vabbè, allora ci facciamo anche questo, poi ci facciamo... No, questo qua non mi serve niente. Questo qua mi serve allora il vetro e l'argento, ragazzi. La bombola più capiente costa. Comunque, vediamo un po' di... Allora, acqua, 87. Mangiamo. Ok. Vabbè, io consumo uno di più. Tanto poi vanno male subito, quindi... Allora, però, potremmo fare anche... Eccolo qua, armadietto impermeabile, piccola soluzione per lo stoccaggio, ragazzi. Questo qua è una specie di crafting. Dov'è sparito? Eccolo qua. Praticamente questo qua, ragazzi, serve a, come si dice qua, che serve a, voi lo posizionate al limite, io lo metto qua, ragazzi, perché poi ne metterò altri. Lo mettiamo qua, questo qua praticamente resta lì. È un armadietto che ci serve a noi per metterci le nostre robe. Quindi qua, che ne so, ci metterò delle cose, qua degli altri.
Tipo sti funghi acidi me li piglio e li possiamo già mettere lì, perché col fungo acido, ragazzi, come ho capito, in teoria, se ho capito, col fungo acido ci facciamo la batteria, e con la batteria ci facciamo lo scanner, il riparatore, tantissime altre cose. Vabbè, adesso dobbiamo fare altre, molte altre cose. Allora, meglio salvare prima di tutto, certo. E poi adesso vediamo cosa fare, ragazzi. Allora, mo con sta bombola, ragazzi, vediamo di andare a cercare qualcos'altro. Minerali di quarzo, grotte. Ah, ecco, questo qua li prendo sempre perché... Ok. Eccoli qua, rottami. Rottami. Allora, ah, qua sono delle... Allora, qui sono delle... una caverna, ma io voglio... Non sto trovando niente, però... Dove sono tutte quelle rocce da spaccare, ragazzi? Un momento che vado a fare il piano dell'acqua qua, eh? Ehi, dell'acqua, buongiorno. Il piano dell'acqua non può essere, ragazzi. Perché il piano dell'acqua è... No. Pieno dell'aria, casomai. Dai, ok, bisogna aspettare un momentino. Ok, per fortuna, ragazzi, la zona dove sono io è una zona ricca, qua, però rottami, ho capito, però io voglio delle quelle rocce da spaccare. Una caverna. Arca cacchiarola, fermo. No. Ok, lo zolfo, ragazzi, ho trovato lo zolfo. E vai, ho trovato lo zolfo. Rame, l'ho preso? Sì. Ma sta caverna è troppo grande, ragazzi. Aspetta, no, vado a fare il piano di aria e poi torniamo qui. Perché questa qua mi sa che è una zona fortunata. Perché io, ragazzi, in 2 ore che ho provato, no, 2 ore di meno, e non ho trovato praticamente nessuna, mai un pezzo di zolfo. Ok, oxygen, vedete, ci pensa lui. Facciamo il pieno. Ok. No, ancora una buttata. Questo qua è buono? Sì. Che cavolo. Ok, andiamo in questa grotta qua perché mi sa che avremo fortuna, Mi sa che avremo molta fortuna. Allora, io avevo visto qui... Che è? Che mi ha dato? Oro? Wow, ragazzi, ho trovato anche l'oro. Ok, continuiamo ad andare avanti veloci. Sperando di non trovare dei brutti ceffi. Che è sta roba? Uovo di creatura? Non lo so. Però al momento non mi interessa. Ok, ecco qua un altro. Ok, io direi di scappare indietro, perché è meglio che ce ne torniamo via prima che mi perdo. Cosa che avevo già fatto. Ok, no, perfetto. Ok, andiamo dalla nostra piantina. Sì, tranquilli. Ci prendiamo l'aria dalla nostra piantina. 3, 2, ok. Wow, siamo stati proprio, ragazzi, fortunati, Ma io direi che possiamo andare a tornarcene... Eccoli qua, prendiamoci anche questi. Ok, io direi che possiamo andarcene qui e iniziare a craftare qualcosa. Io dico craftare, ma vabbè, ragazzi, lasciatemi passare il termine, perché io Minecraft ce l'ho sempre nel cuore, ragazzi. Quindi secondo me, allora, qua come siamo messi? Energia 75-75, perfetto. Allora, risorse, elettronica, filo di rame, titanio.
Allora, cuciniamo anche il cibo. Acqua. Acqua ce vuole, ragazzi. Guardate quanta ne abbiamo già consumata. Solo una? Ma mi sembra strano. Vabbè. Comunque, vabbè, ci beviamo una. Ma dovrei forse avere una bottiglia. Forse dovrei avere una bottiglia avanzata, una o due addirittura. Vabbè, intanto io mi faccio tutto. Ancora? Caspita, ne ho prese tanti, eh. Ok, abbiamo tutto. Allora, un momento che mangiamo. Ok, allora, minerali di rame. Ah, ok, l'acqua, vedete che ce l'ho. Però tre bottiglie, vedete? In decomposizione. Dobbiamo mangiarcelo perché... Ok. Perfetto. Che caspita, però l'acqua... Ce ne teniamo una, solamente una, perché... Ok, allora, che dobbiamo fare adesso? Dobbiamo fare... quarzo ci serve, titanio, la bombola ce l'ho già perché è quella che ho su, lo scanner, la batteria come si fa la batteria? Scusate, fungo acido e minerali di rame, fungo acido ce l'ho ragazzi, facciamoci lo scanner, allora, fungo acido ce l'ho, eccolo qua, ma scusate però, me ne piglio uno, giusto per uno. Ok, ci facciamo lo scanner subito e poi ci facciamo anche se è quello che serve per riparare, se magari ce la facciamo, eh. Allora, quindi batteria. Ma per due, che cavolo. Allora, adesso che abbiamo lo scanner, finalmente andiamo giù, andiamo a scannerizzare qualcosa prima che, eccolo qua. Conchiglia di corallo, vedete? 100% forme di vita locali. Che è sta roba qua? Fungo acido. Ok, forme di vita locali. Scannerizziamo tutto, ragazzi, È molto importante, Che è sta roba qua? Tubi di corallo giganti. Forme di vita locali. Queste robe fluorescenti qua, amico, capito io. Palma blu. Ok, forme di vita locale, questa roba qua, erbaccia con torta. Erbaccia con torta. Aspettate un attimo che prendiamo un po' di aereo sacco, perché questi pesci qua, vi dico... Vabbè, ti scannerizzo anche a te. E mo te piglio. E mo te piglio. Ne avevo visto uno di aereo sacco. Cosa c'è qua? Una grotta? Ma va... che cavolo però, Scusate, ma ogni tanto mi dimentico. Ci manca da bere però. Ok, no, caspita era la grotta, ragazzi, me la so persa. Era qui. Ah, eccola qua. Qui era, qui. Ok, cosa ho visto? Oh, caspiterina. Mannaggia, oh. Sento troppi rumori, ragazzi, io... No, perché poi mi fanno male. Allora, facciamoci subito dell'acqua e prendiamoci dell'acqua. Posso farmi sto benedetto riparatore? Equipaggiamento e strumenti. Ripara titanio, gomma siliconica. Ah, mi manca la gomma, ragazzi. La gomma si prende dalle piante. Ok, un momento che ci facciamo l'acqua che abbiamo bisogno di bere. E beviamo. Allora. No, non mi interessa. Qui non mi interessa. No, niente ragazzi, facciamoci... Allora, mettiamo giù un po' di roba prima che... Allora, mangiamo... Cos'è in decomposizione? No, beviamo l'acqua. Vecchio. Ok, vabbè. Ok, mi manca la gomma, ragazzi. Mi manca la gomma. E devo prendere tanta acqua. Acqua, eccola qua. Acqua. Facciamoci scorta di acqua. E poi aspettiamo il giorno. Andiamo a vedere. Dobbiamo andare a scansionare delle piantine.
strane dalle quali poi ci danno. Oh cacchio, cos'è? No. Ecco, l'ho liberato anche. Mamma mia. Però se è partito vuol dire che qua c'è dello... Eccolo qua, Zolfo. Attenzione, continua. Un'esplosione quantica. Vabbè, che vedevo di io. Ok, ho capito. No, mi serve l'aerosacco a me, ragazzi. Non devo mollarlo io ogni volta. Dammi qua, acqua. Ragazzi, devo far scorta di acqua. Ok. Ah sì, dai. Eccolo qua. Ah, ma dove ero prima qua? Ok, intanto lo scannerizzo, intanto che mi dà l'aria. Tiè. Ok, allora, in teoria io adesso... guardate ragazzi, quando mi dice da bere... Ah, ma io ho tutte queste robe qua nell'inventario. No. Allora, beviamo. Magniamo. Dobbiamo mangiarci tutto. Ma sì, mangiamoci tutto. Non mi piace avere tutte queste cose in inventario, quindi io andrei a metterle nel deposito. Allora, magari questo è lo zolfo, ovviamente mi costa sempre caro, ce lo teniamo. E il titanio lo teniamo magari nella scatola sotto, tipo qua, che ci ho messo qua che non mi ricordo. Ok, ci spostiamo il titanio. Ok, ecco qua, così abbiamo titanio e funghi. E adesso ragazzi ci mettiamo anche questo, ci serve quella caspita di gomma là, e come cavolo si fa non mi ricordo, ma comunque ok, ci finiamo di mettere via queste robe qua. Ok, vamos ragazzi, dobbiamo trovare delle specie di adesso rottami. Boh, vabbè, sono proprio di qua, sono. Allora, io non so che direzione sto prendendo, però non devo andare verso l'aurora perché ci sono le radiazioni, e ci stavo andando. Quindi andiamo esattamente dalla parte opposta e cerchiamo di andare nella... c'è un minerale da spaccare, che cavolo. Dai, che mi dici qua? Che mi hai dato? Titanio? Ti pareva. Quello che diciamo ne ho meno bisogno me lo dà. Vabbè, cerchiamo una cavolo di... Eccole lì ragazzi, eccole qua, queste piante qua cercavo, quelle che vedete il galleggiare, roba così. Però attenzione perché laggiù, ma ho bevuto io? No. Non può essere che ho già bisogno di tutta sta acqua, vabbè. Consuma. Ok ragazzi, c'è un problema con questi mostri qua, ma noi ce ne andiamo dall'altra parte. Comunque siamo vicini, dai, mi va bene. Wow ragazzi, sono atterrato in un posto preciso. Devo solo stare attento a dei brutti ceffi che, eccolo lì, tipo questo, che se mi vede mi fa fuori in un sol boccone. Ma noi non ci interessa ragazzi. Ok, scansioniamo. Dai, veloce. Ok. I creepy vine, che cavolo è quella roba lì, vabbè. Dai, è che mi scansiona questi. Dai. Ok, semi di creepy vine. Ok, ce li prendiamo ragazzi, perché da questi qua mi sa che... che cavolo! Aiuto ragazzi! Ossigeno, aiuto, non sta dimmi che c'è moro proprio adesso. Dai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dai. Dobbiamo prenderci... Allora, quante ne ho di queste? Facciamoci l'inventario pieno, perché di questi ragazzi ce ne ho bisogno un sacco, perché possiamo fare tantissime cose, sempre che non ci muoio, raccogliendole. Eccolo lì, difatti, in effetti, c'è già un brutto mostro che mi sta seguendo.
Ma io mo me ne vado verso la mia navicella. Ok, e dove caspiterina è? Non la vedo più. La mia bella, eccola là. Ok. Quindi bisogna andare in direzione opposta all'Aurora, ma comunque penso che con questo qua ci facciamo abbastanza gomma, eh. Comunque, prendiamoci una boccata d'aria, così i mostriciattoli ce li teniamo. Ok. Casomai ci vediamo se c'è qualche bel minerale da spaccare. Allora, qua è una grotta e non c'ho scatole di andare. Questi me li prendo però. Quarzo, col quarzo ragazzi ci famo il vetro. E qua c'è addirittura un affare da rompere. E che mi ha dato? Vabbè, torniamo su ragazzi. Perfetto, andiamo verso la nostra nave perché così riusciamo a fare finalmente quello che ci serve. Allora, oh, finalmente ragazzi. Allora. Risorse, materiali. Eccolo qua, la gomma siliconica. E vai ragazzi. Ancora. Perfetto. Ancora una. E ci facciamo anche uno di questo? Sì, dai. Un lubrificante. Dei veicoli e centrali elettriche, vabbè. Vetro? Ah, aspettate, col vetro ragazzi posso fare la bombola più... dove caspiterina è? Vetro, titanio, argento. Argento non ce l'ho mai più che nella vita che ce l'ho io l'argento, ragazzi. Dov'è l'argento? Ce l'ho? Ah, quarzo no. Mamma mia, non ce l'ho. Vabbè, però possiamo farci adesso il riparatore. Zolfo, titanio, gomma. Ok. Titanio ce l'ho, ragazzi. Quanto che ne volete? Perfetto. Ah, ma posso... facciamo ancora gomma, ragazzi. Questo qua ci serve sempre la gomma, eh. Vabbè, ci facciamo allora due di gomma e poi vabbè, del vetro. Questo ce l'ho. E ci facciamo ancora la gomma e poi il lubrificante. Però adesso io direi che possiamo farci ancora della gomma perché serve veramente dappertutto, ragazzi, eh. Ok, finalmente abbiamo tutto. Quindi adesso finalmente possiamo farci il riparare allo zolfo. Mi devo aspettare nell'inventario lo zolfo. Dai. Ragazzi, sono contento che sono lo zolfo. Non ce l'avevo. Vabbè, allora. Strumenti. Zolfo, vai. Abbiamo il riparatore, ragazzi. E adesso ripariamo tutta la nave. Eccolo qua. Tech. Sistemi che... eccolo lì. Ah, ragazzi, che bello. Ah, la radio, è vero? Vai. Ok, ragazzi, abbiamo riparato anche la radio. Wow, ragazzi, abbiamo tutto adesso. Radio operativa. Ok, abbiamo... Che bello ragazzi, è stato online, perfetto. Energia, sistemi secondari online, comunicazione in uscita offline. Vabbè, sentiamoci la radio cosa dice, poi ragazzi. Segnale di emergenza ricevuto. Un'operazione secondo sarà inviata alla vostra posizione in 999999 ore. Vabbè, mica male, eh. Continua a monitorare, probabilmente la capsula di salvataggio. Vabbè, per adesso, ragazzi, in questo mondo alieno siamo gli unici. Però adesso abbiamo aggiustato tutto. Che posso fare adesso? Boh, io a mangiare e bere sono a posto. Andiamo su per la scala. Cos'è sta bestiona qua? Ok, ragazzi. Il nuoto è la tua attività preferita. Ragazzi, vedete qualcos'altro voi? Vabbè, ragazzi, allora facciamo così. Io vi fermo qua, ragazzi. Quindi, se questo video vi è piaciuto, questa serie vi sta piacendo, vi può piacere, ragazzi. Mettete un bel mi piace, ragazzi. Iscrivetevi al canale se l'avete fatto. E noi, ragazzi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!